Siamo tornati con buone notizie in 15 minuti. Spero e speriamo che sia un piacere anche per voi, oltre che per noi. Io sono Emanuele, Caterina e Massimo. Il tema di oggi è questo: bisogno di tenerezza. Noi è un bisogno che avvertiamo, credo che tutti quanti lo avvertano, no? C'era una volta una persona che ci ha regalato un braccialetto, tutti c'era scritto sopra: tutti meritiamo un abbraccio, anzi no, tutti cerchiamo un abbraccio, eh? Quindi siamo tutti in cerca di qualcuno che ci faccia sentire coccolati, eh? Che ne pensate, Caterina e Massimo? Ma un abbraccio al momento giusto, anche un abbraccio a certe volte gratuito che non ti aspetti è qualcosa di disarmante, penso. Ma voi lo sapete che qualche settimana fa in Piazza Salotto a Pescara c'è stata proprio questa iniziativa, cioè regalavano abbracci gratuitamente. C'erano Sì, persone l'avevo così, sentito, sì. è successo, sì. C'erano giovani con le braccia allargate, spalancate e chiunque voleva poteva avere un abbraccio. Ci sono anche dei video su internet che documentano questa cosa. Già fare qualcosa per qualcuno, diciamo, sia quando lo conosciamo e quando lo conosciamo ancora di più, certe volte ci dà un po' di imbarazzo, vero? È Sì, qualcosa sì. che... Poi se è qualcosa di fisico, ancora di più, Ma perché poi avvicinarci. bisogna un po' rompere il ghiaccio che, diciamocelo, a volte è prima dentro di noi che nella relazione con l'altro. Cioè il primo ghiaccio da far scricchiolare è quello che c'è dentro di noi, no? Sicuramente. E noi cogliamo questo spunto anche da una canzone bellissima di Gianna Nannini che a un certo punto dice, è la tenerezza che ci fa paura. Quindi essere teneri, può sembrare un atto di debolezza, ma a volte è più un atto di coraggio, Eh forse. sì, eh sì. È forse più un atto di coraggio. Ci ascoltiamo questa bellissima canzone della Nannini e poi torniamo. Sei nell'anima,
qui c'è qualcuno goccia, che oltre goccia. Condurre vuole fianco, anche cantare, mi sembra un po' troppo, limitiamoci alla conduzione radiofonica. È una poesia. Fatemi questa promessa. Ma ho capito, ma è la musica che ti porta, mica lo facciamo apposta. È vero. È una grande canzone. È una grande canzone. Che nel 2006 contribuì al rilancio di Gianna Nannini, è stato un grande successo. E come diceva giustamente Emanuele, è la tenerezza che ci fa paura. Questa è una delle frasi più significative di tale canzone, anche perché noi a volte tendiamo un po' a nasconderci dietro una corazza, no? Di durezza, quasi di asperità, direi. E invece poi bisogna essere appunto teneri, anche perché bisogna essere duri per poter ritrovare la propria tenerezza. Insomma, è comunque un modo per dimostrare una sensibilità che non è detto poi che chi sia tenero non abbia, come infatti, dire. No, ma poi è dentro ognuno di noi, forse, dipende da quanto noi riusciamo a esternare questa capacità anche di essere teneri. Ma forse io penso che sia paura di mostrarsi teneri perché si ha paura di poter essere feriti. Forse si pensa inconsciamente che quanto più ci facciamo vedere teneri, tanto più corriamo il rischio di essere feriti. Invece, vulnerabili. Mostrarsi teneri vuol dire il contrario, paradossalmente, secondo me, perché se tu abbassi le difese è probabile che l'altro non abbia niente contro cui andare, diciamo, a sbattere, quindi è meno probabile che ci si faccia male, però è difficile. Io direi che essere teneri non dovrebbe essere sinonimo di essere fessi, bensì sinonimo di essere dolci, affettuosi. Anche coraggiosi in qualche maniera. Sostanzialmente sì. Anche coraggiosi. Teneri anche nel senso di saper condividere con gli altri, saper stare in empatia con gli altri, penso. In questo senso. Sentite un po' che ci è successo, cosa ci hanno raccontato infatti alla redazione delle buone notizie. Allora, la puntata di oggi noi l'abbiamo intitolata Bisogno di tenerezza, proprio in onore, diciamo, di questa notizia che abbiamo trovato nella nostra cassetta della posta, che lo ricordiamo, sta nella chiesa Regina della Pace in via Raffaello, e che si intitola appunto Buone notizie in 15 minuti, perché è una cassetta della posta in cui noi ci proponiamo di raccogliere le vostre buone notizie, e voi potete scriverci la vostra buona notizia in forma anonima oppure lasciare un recapito. E abbiamo trovato questa notizia che per noi è bellissima per due ragioni: prima di tutto per il contenuto che adesso vi andremo a spiegare, e poi perché è una notizia scritta su un fogliettino a penna, a mano, non è firmata, e ha proprio il sapore di qualcosa di autentico, di fatto con il cuore, che è in sostanza la buona notizia che noi andiamo cercando con il lumicino e che ci fa piacere che voi vogliate condividere con noi, perché nessuno leggerà mai questa notizia sul giornale, ma fa bene a tutti ascoltarla. Quindi invece di parlare oltre, io ve la voglio leggere direttamente, così la potrete ascoltare dalle parole stesse di chi l'ha vissuta in prima persona. È troppo forte l'emozione che ti prende e la voglia di ringraziare il Signore, perché sai che è solo opera sua quando qualcosa ti spinge ad agire in un certo modo e questa tua azione alla fine salva la vita di una persona. Mi è capitato. Mi è stato riferito per caso di una persona conoscente che in questi ultimi tempi aveva un atteggiamento strano. Avrei potuto prendere la notizia così, come una semplice informazione, perché in fondo con questa persona non ho un rapporto di amicizia, ma di semplice conoscenza, un ex collega. Ma qualcosa mi spingeva a divulgare la notizia tra conoscenti comuni e cercare di contattarlo. Infatti era sempre irraggiungibile. Ci è scattato il sospetto che qualcosa fosse accaduto. Infatti era da giorni in casa, stava malissimo, in condizioni salutari ed igieniche pietose, mai visto niente di simile. Chissà da quanti giorni. Abbiamo chiamato l'autoambulanza e portato in ospedale. Quasi coma diabetico e tanti, tanti altri seri problemi. Ancora poche ore sarebbe morto. Ora sta già meglio. Che dire, se non è una bella notizia questa. Grazie, Signore. Insomma, noi abbiamo trovato questo fogliettino nella nostra cassetta, a parte che qui si parla di qualcosa di molto serio, perché si parla della vita di una persona, quindi una buona notizia miracolosa, diciamo. Ma una poi vita salvata. Noi l'abbiamo letta come una doppia buona notizia, perché
non solo per il suo contenuto, ma anche per quello che significa. Cioè, parlando di bisogno di tenerezza, c'è qualcuno che si interessa all'altro in maniera gratuita, seguendo una buona ispirazione dettata appunto dal Signore, ma anche dalla propria capacità di interessarsi e prendersi cura degli altri, che va a cercare quindi questa persona che non si fa più vedere, che non ha dato notizia di sé, e gli salva la vita. Quindi dobbiamo essere contenti non solo perché una persona è stata salvata, ma perché c'è qualcuno che vuole salvare la vita a qualcun altro. E noi ringraziamo questa lettera anonima, chi l'ha scritta, perché ci ha dato veramente tanta carica, tanta speranza. Tanta speranza per il futuro. E speriamo di riceverne tante, tante altre. Tante altre. Ringraziamo davvero chiunque abbia scritto, ci abbia voluto far partecipe di questa esperienza bellissima, toccante. È vero, anche perché questo contributo pone, secondo me, anche un'altra questione, e cioè il dramma della solitudine. Noi molto spesso non ci rendiamo conto che chi magari è proprio attorno a noi, accanto a noi, può essere molto più solo di quanto sembri. E magari non lo facciamo neanche per cattiveria, ma perché siamo sempre tutti quanti assorbiti dalle nostre vite, assorti nei nostri fatti quotidiani. Siamo fretta sempre, tutti i giorni. Di fretta, esatto, da una parte all'altra. E invece poi non vedi, riusciamo a vederle. Ci sono queste belle situazioni, come appunto quella che abbiamo appena raccontato. È che questa persona ha avuto occhi per accorgersi, no? Bravo. Di questa solitudine occhi di cui parli cuore. Tu. Occhi e cuore per accorgersi di questa solitudine, sì, nascosta. Una bella notizia. È davvero una bella notizia. Un'altra notizia sulla tenerezza. Questa viene da una consulente di marketing, si chiama Tiana Kai ed è una giovane che è nativa delle Hawaii, ma in realtà adesso ormai è approdata a Firenze da qualche anno. Consulente di marketing, però ha il vizio, ha la passione della fotografia. Siccome da quando è arrivata qui in Italia, a Firenze, ha vissuto anche dei momenti, a proposito di quello che diceva Massimo, di solitudine, e le è stata anche molto vicina il nonno materno, che invece era originario della Sicilia, quindi italiano. Da un paio d'anni suo nonno è morto e Tiana era molto legata a questa figura, e così pian piano ha cominciato, andando in giro, ad osservare delle scene di persone anziane in cui lei un po' rivedeva il volto di suo nonno, e quindi la visione di questi anziani, spesso visioni molto tenere di questi anziani, sia isolate, a volte passeggiavano da solo, oppure a volte che chiacchieravano tra loro, gli ha richiamato appunto la figura del nonno. E quindi ha deciso di dare vita ad un progetto fotografico intitolato Not My Nonni, cioè che su Instagram spopola con oltre 10.000 follower. Ed è una collezione fotografica che Tiana vorrebbe poi trasformare un giorno in una mostra vera e propria. E una giornalista gli ha fatto una domanda, come è nata appunto questa iniziativa, e lei ha risposto dicendo che era molto affezionata ai suoi nonni e che molto spesso gli capitava appunto di pensare in particolare a suo nonno. E quando andava in giro per Firenze vedeva queste scene bellissime di alcuni anziani che secondo lei sono una grande risorsa. Cioè, lei dice a un certo punto di questa intervista, adesso non la raccontiamo tutta, però dice ci vorrebbero più persone anziane, perché hanno tanto da insegnare, non solo con le parole, a volte anche semplicemente con uno sguardo o con un gesto, e quindi solo osservarli per me è un'esperienza salutare, ecco. Beh, osservarli e fotografarli. È stata coraggiosa a pensare di fare delle foto a persone anziane, perché diciamocelo, oggi noi siamo abituati a vedere foto di cose che rispettano un po' i nostri canoni estetici, quindi diciamo il vecchio è il culto brutto. Della giovinezza a tutti i costi, il culto della freschezza, non è una cosa che vogliamo a vedere a tutti i costi, no? Un nuovo punto di vista sicuramente. Io non vorrei autocitarmi, però mi viene in mente, però fallo, dai, mi viene in mente una canzone del mio gruppo Ambiente Oggi Deserto. Oggi canta e anche si autocita. Cantautore. Mi viene in mente una canzone del mio gruppo Ambiente Deserto che diceva: sono impressi nella mia memoria i volti di persone anziane
anziane come la storia, anziane come i colori delle scene. E secondo me poi effettivamente... Anche tu sei un poeta come la Nannini, Però no, guarda, al di là di tutto, veramente secondo me però è bella, si abbina molto bella al discorso che stiamo facendo. Questa riflessione, no? Sì, no. Sì. Eh sì, insomma, Tiana ha fatto una cosa un po' fuori... Un po' fuori da tendenza rispetto a quello che vediamo solitamente. Ci ha suggerito nuovi punti di vista. Mi trovo assolutamente d'accordo. Ok, e quindi concludiamo con un'altra notizia, Massimo, che volevi condividere. Sì, che viene da Pescara questa notizia. Qualche settimana fa ricorderete che vi avevamo parlato di Bakary, quel giovane rifugiato che aveva fatto una buona azione, cioè si era reso protagonista di un salvataggio in extremis perché c'erano dei ladri che avevano appena derubato la titolare di un negozio in Via Pepe e lui era riuscito in qualche modo a sventare questo colpo. Adesso parliamo di altri due immigrati, due giovani ragazzi nigeriani che praticamente hanno fatto anch'essi una buona azione. La notizia ci viene segnalata da Laura Di Russo, che è una collega giornalista molto attiva soprattutto nel campo della promozione della mobilità sostenibile, quindi delle biciclette, e Laura ha postato qualche giorno fa sul suo profilo Facebook alcune fotografie che mostravano appunto questi due giovani ragazzi nigeriani. Che cosa hanno l'ho fatto? L'ho visto anch'io, sì. Questa era la notizia di cui ti avevo detto che volevo parlare. Sì. Noi non sappiamo, quindi Massimo ce la sta dando perché, in diretta anche Caterina a noi. Voleva sapere, ho detto no, la saprei a tempo libero, quindi adesso sai di cosa sto parlando. In sostanza, siamo in via Cavour, quindi in centro a Pescara, ci sono delle aiuole che vanno risistemate perché sono un po' di erbacce incolte e quant'altro. Questi due ragazzi sono dei rifugiati, hanno provveduto autonomamente a ripulire queste aiuole, a sistemarle, con un semplice cartello: dateci un contributo di 50 centesimi oppure acquistate qualche attrezzo di giardinaggio utile per consentirci di poter continuare a ripagare la comunità del fatto che comunque ci state accogliendo qui in Italia. Questo mi è sembrato un bel gesto, soprattutto perché poi noi parliamo sempre male degli immigrati eccetera eccetera, e invece poi, come ci vedete, sono persone che si danno da fare e che vogliono integrarsi, anche ricambiare questa ospitalità, ricambiare questa gentilezza dell'ospitalità, ecco. Certo, poi a proposito di tenerezza, diciamo che ci hanno fatto un regalo di tenerezza perché hanno fatto qualcosa di piccolo ma allo stesso tempo grandissimo, perché non lo fa nessuno. Sì. E perché tutti noi poi quando passiamo nelle strade e vediamo queste aiuole devastate pensiamo mamma mia, però nessuno fa mai niente. Brava, siamo sempre pronti a puntare il dito, però poi ci deve pensare qualcun altro. Ci deve sempre pensare qualcun altro. Una bellissima notizia anche questa. Noi siamo arrivati, diciamo, alla fine della nostra puntata. E prima di salutarvi con la nostra buona citazione, vorremmo ricordarvi come sempre la nostra pagina Facebook che si chiama Buone Notizie in 15 minuti. Noi abbiamo questa pagina non soltanto per ripubblicare le nostre puntate, per condividere alcuni contenuti, ma anche perché vi invitiamo come sempre a scriverci in forma pubblica o privata, come preferite, per comunicarci le vostre buone notizie. E poi, se volete, potete andare alla chiesa Regina della Pace, dove c'è la nostra cassetta delle buone notizie, in cui potrete spedire, diciamo, virtualmente, perché poi non ci vuole francobollo né niente, la vostra buona notizia scritta sempre in forma anonima, se lo preferite. Come ha fatto la persona di cui abbiamo letto la notizia all'inizio di puntata. E che ringraziamo, se ci sta ascoltando. Vi salutiamo allora, a presto. Con una citazione di Carlo Betocchi. La poesia brevissima si intitola Ciò che occorre è un uomo. Ciò che occorre è un uomo. Non occorre la saggezza. Ciò che occorre è un uomo, in spirito e verità. Non un paese, non le cose. Ciò che occorre è un uomo, un passo sicuro e tanto salda la mano che porge, che tutti possano afferrarla e camminare liberi e salvarsi.